Questa è la storia di un viaggio. Un viaggio alla ricerca di un pesce che loro non hanno mai visto. La spigola striata. Un predatore originato qui. E loro lo andranno a prendere. Qui. Nel cuore dell'Italia centrale. Siamo a Castiglione del Lago, presso i Nuovi Tre Laghi, la sosta del Priore, e oggi cercheremo di catturare uno striped bass, in ogni modo possibile. Questo è quello che sarebbe successo se fossimo stati dei professionisti. Ma noi siamo ben lontani dall'essere professionali. Quindi cerchiamo di essere onesti. La giornata cominciò tra fango e nebbia. Non sapendo assolutamente nulla di questo pesce, a parte che è l'incrocio tra una specie di bass e un'altra specie di bass. Beh, noi continuiamo a chiamarlo striped bass, ma in realtà è un wiper bass, cioè l'incrocio tra uno striped bass e un white bass. La cosa più logica da fare mi è sembrata quella di pescarla come pesco i bass. A spinning. Mentre Francesco pescava galleggiante. Guarda che io non pescavo galleggiante. Sì, invece. Dai, gola. Pescavo a ninfa, quindi canna da mosca, segnalatore e mosca sommersa. Praticamente la pesca bolognese, ma più difficile da lanciare. Eccola. Pesce. Decisamente più efficace della tua. Sì. Guarda, che bel pesce, ragazzi. Ecco quell'altro, no? In effetti sì. Eccolo, eccolo. Oh. Cacchio. Ma non è grosso, è solo cattivo. Tuttavia anche lo spinning ha dato qualche soddisfazione. Aspetta, anch'io non ero da meno. Altra trota. Molto arrabbiata. Questo non è stata tanto però, dai. T'ha dato? Trotella. Cioè, se ce la faccio un'altra 10 volte... Cioè, ti rendi conto cosa è successo? Cioè, è impressionante. Una cosa che abbiamo capito dei wiper bass è che sono combattivi, molto combattivi. Figola. Un botto. Oh, è incredibile. Questo è grosso. No, però è bello. Striped.
cosa. Se te la faccio io di questa. Se il parrucchiere della mattina potrebbe essere più. Come tutti i pescatori a spinning sanno, lo spinning richiede perseveranza. Quel giorno Mizio ha perseverato. E alla fine... Che filo c'è? 16. Sì, sì, sì. Grazie, fra. Prego. E se ve lo state chiedendo, sì, è il più grosso della giornata. Ringraziamo i nuovi tre laghi che ci hanno ospitato, struttura meravigliosa, trovate il link qua sotto. Ringraziamo Ale e Leo che come sempre sono più che disponibili e gentili. E mi raccomando, se avete modo andateci a fare un salto perché di sicuro vi divertirete. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, iscrivetevi al canale e ricordate, senpai si diventa.